Dimitrov a 2 punti dal set. Set point Dimitrov. Buonasera a tutti, benvenuti nel video, benvenuti nel canale. Mi direte perché il video a quest'ora, quando due partite a Monte Carlo stanno per finire, ve lo spiego subito. Perché purtroppo la domenica di inizio del torneo, la prima domenica del torneo, è la giornata dei bambini. Mi direte perché dici purtroppo? Perché i bambini, se non addestrati al tennis e lasciati allo stato brado, rendono ingodibile tutta la giornata di tennis. Ecco, a me mi è successo questo. Avevo 4 bambini francesi e da una parte e 4 bambini italiani da un'altra che non hanno fatto che gridare e cosare e berciare durante gli scambi, muoversi durante gli scambi dalle 11 di mattina fino, io ho resistito fino alle 5 di sera. E insomma, l'ultima partita non me la sono sentita, perché altrimenti avrei sofferto di sindrome d'Erode e non avrei saputo resistere alla tentazione di attraventarli nel Mar Mediterraneo di Monte Carlo, perché insomma non è colpa dei bambini, è colpa dei genitori, che quando porti a vedere il figlio a uno spettacolo dove occorre silenzio, lo devi educare a ciò che va a vedere. Non puoi te genitore fregartene perché ti vai a mangiare al ristorante e lasci il bambino libero di scorazzare come un selvaggio nelle tribune di uno stadio dove durante gli scambi si imporrebbe il silenzio. Però organizzano questo e fanno secondo me bene, però bisognerebbe che i genitori che portano i bambini praticamente gratis, perché i bambini questa domenica qua entrano gratis, o meglio entrano gratis se il genitore paga il biglietto, e quindi bisognerebbe che i genitori capissero che ci sono anche altre persone che non sono disposte a sopportare le urla, le strilla, il movimento dei loro figli in una partita di tennis, che non è né una partita di basket dove si fa il tifo, né una partita di calcio, è un sport dove durante lo scambio occorre silenzio e dove ci si muove in determinati momenti della partita. Quindi ecco il perché sono qua. Comunque andiamo a parlare della giornata di Monte Carlo, giornata che è iniziata per noi italiani male, come avete visto nel video. Spero che da domani i video fatti sul Court des Princes, fatti sul lato corto del campo dei principi, io sto registrando con cellulari e videocamere, ma purtroppo la distanza è abbastanza notevole. Le tribune di Monte Carlo non sono come quelle di Roma molto perpendicolari, sono piuttosto come si dice, piuttosto a gradazione, a terrazza, e quindi la distanza nei posti più alti è veramente lontano dal campo, quindi la pallina sui dispositivi come un cellulare magari è un po' difficile da vedere. Però spero che domani io andrò sul centrale a vedere gli italiani, vi farò i video anche per coinvolgervi con l'atmosfera. Però spero che nelle partite viste sui principi, che saranno da qui a giovedì la maggioranza, almeno che non ci siano gli italiani sul centrale, io sul centrale da domani vado solo se ci sono gli italiani, si possa vedere decisamente meglio, perché chiaramente le tribunette sono più corte, avendo il lato corto che è la tribuna più bassa, dovrebbe venire sicuramente meglio il video. Ma proprio perché lo stadio è comunque più piccolo e l'inquadratura è molto più facile da mantenere rispetto a un'inquadratura orizzontale. Un'inquadratura verticale è sicuramente più facile e migliore per far vedere tutto.
Cosa è successo? È successo che il nostro Cobolli ha sprecato un set di vantaggio, ha sprecato un break, una volta un break di vantaggio nel secondo set, e purtroppo è riuscito nell'impresa di sprecare due volte un break di vantaggio nel terzo, e alla fine l'esperienza del finlandese è venuta fuori e Cobolli ha perso la partita. Gli altri risultati: Bonzi fuori, la testa di serie numero uno delle qualificazioni, fuori a sorpresa contro Lechka. Come detto, Romosuori ha battuto il nostro Cobolli, Zapata, Milales, Baez, Delien che ha battuto Daniel che si è salvato dopo aver vinto un tiebreak 11 punti a 9, un tiebreak fiume nel secondo set col pubblico dei Principi completamente impazzito. È passato Lund che ha battuto facile Cressy, e è passato Munar che ha battuto Otte. Per quanto riguarda il tabellone principale, avete visto la vittoria del primo set di Dimitrov, ma la vittoria del primo set di Dimitrov è stata praticamente la fine della partita, perché poi Dimitrov è andato avanti 3-0 con Bacillasvili, Bacillasvili che ha avuto dei problemi fisici e si è ritirato. Per quanto riguarda il tabellone principale, passa anche Davidovic Fokina, abbastanza facile su Giron, mentre le due partite, ripeto, quella sul centrale, il derby serbo, che io non ho visto ringraziando quei simpatici pargoletti multilingue che mi hanno quasi assordato, Fucsovic è un set pari ma 2-0 nel terzo set contro Harris, mentre Lajovic è al tiebreak del secondo set dopo aver vinto il primo con il punteggio di 6-2. Quindi queste sono le partite. Domani il mio programma di domani, poi domattina vi farò nella live da Monte Carlo, vi dirò anche i miei pronostici. Il mio programma di domani prevede Fognini sul centrale come prima partita, Fognini che gioca subito alle 11 contro l'Internet sul centrale, poi conto di spostarmi sul Campo dei Principi per assistere alla partita tra Kachanov e Diego Schwartzman, per poi tornare, ovviamente se gli incastri si incrociano al momento in cui inizia l'italiano, io mi sposto sul centrale a prescindere dalla situazione di punteggio del non italiano. La terza partita sul centrale è Borna Koric contro Jannik Sinner, quindi il nostro Sinner che esordisce domani, e poi per tornare a vedere Urzak contro il qualificato boliviano Delien. Non gioca Musetti, che quindi contro Peir giocherà probabilmente martedì sul centrale a questo punto, o sul Campo dei Principi, visto che martedì potrebbe esserci l'esordio di almeno una testa di serie tra le prime otto. Magari proprio Djokovic contro Davidovic Fokina potrebbe iniziare a esordire, ma io credo che Djokovic esordisca più facilmente mercoledì rispetto a martedì. Però ecco, qualche testa di serie martedì potrebbe esordire, e Musetti io lo vedo match da Campo dei Principi martedì. Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona serata, iscrivetevi al canale, lasciate like al video, attivate la campanella. Domani comincia davvero Monte Carlo, domani si parte con i top player, con i giocatori forti. Saremo di nuovo al Country Club, se non con dei video godibili a livello di pallina, ma sicuramente almeno per l'atmosfera del circolo, per farvi godere cos'è il torneo di Monte Carlo, cos'è l'ambiente del torneo di Monte Carlo, perché è il posto più bello dove giocare a tennis. Grazie a tutti e buona serata.